Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Alain Delon c'era la badante Hiromi Rollin. Hiromi Rollin era la badante compagna di Alain Delon, scomparso il 18 agosto 2024 all'età di 88 anni. La donna, prima della morte dell'attore, è stata allontanata dai figli ed è finita in causa con loro. Negli ultimi tempi Alain Delon è finito spesso al centro della cronaca a causa di una battaglia legale tra i figli e la badante. Quest'ultima risponde al nome di Hiromi Rollin. È giapponese, ha 66 anni e, stando alla sua versione dei fatti, non era soltanto l'assistente dell'attore, ma anche la sua compagna. I pargoli dell'interprete nel mese di luglio 2024 sono riusciti a cacciarla di casa, denunciandola per circonvenzione di incapace, sequestro e maltrattamento di animale. Alain e Hiromi si sono conosciuti nel 1992, durante le riprese del film Il ritorno di Casanova. All'epoca la Rollin era assistente alla regia e truccatrice. La passione, però, è scoppiata sul set di Coreografia di un delitto. La relazione è durata qualche anno e, dopo la separazione di Delon da Rosalie Van Bremen, la badante compagna si è trasferita nella sua casa a Douchy. I figli Anoushka e Alain Fabien non hanno mai tollerato la loro unione e, dopo tanti anni, sono riusciti ad allontanarli. I figli di Alain Delon sostengono che Hiromi sia stata la compagna giapponese o dama di compagnia e non la badante del padre. La Rollin, intervistata dal settimanale C, ha raccontato: «Ero da sola ad occuparmi di lui a tempo pieno. Fino al 5 luglio viveva normalmente. Se i figli pensavano che loro padre fosse maltrattato perché non andavano da lui a prodigare amore e cure. Anthony non veniva quasi più. Ogni tanto arrivava e scattava delle foto al papà e le metteva su Instagram. Alain non lo sopportava. Gli chiese di smetterla. Anoushka veniva da Ginevra. Passava qualche ora a Douchy e poi ripartiva allo Schutz.